Al Caffè Novecento stasera parliamo di un materiale dalle molteplici e svariate applicazioni, davvero molto utile e che può essere considerato sempre una tecnologia all'avanguardia. Mi riferisco al poliuretano, perché stasera al Caffè Novecento c'è nostra ospite un'azienda del settore chimico-plastico che si chiama Duna Corradini SPA per la precisione. È con noi l'ingegner Marta Brozzi, buonasera. Buonasera a lei. Grazie e ben ritrovata, grazie per essere con noi. Presidente, oltre che amministratore delegato, quindi una bella quota rosa che ci fa piacere questa sera in rappresentanza di questa storica e gloriosa azienda, lo dico a ragion veduta perché è dagli anni 50 che presidiate il mercato. E tutto Corretto. nasce da un'idea particolare, tra l'altro. Sì, un'intuizione, ecco, Ecco. un Gustavo Corradini, uno dei nostri soci fondatori, che rimase affascinato appunto negli anni 50 da questo prodotto nuovo che si affacciava sul mercato europeo e per cui fu uno dei primi, delle prime persone in Europa a cimentarsi con questo materiale e fondò appunto nel 57 la Gustavo Corradini & Co. con un socio, abbandonando una sua attività totalmente diversa che era un casaro quindi, e Quindi dal avventurandosi in mondo del questo mondo. parmigiano a tutt'altro Sì, settore beh, c'è proprio. sempre un po' di chimica. Giusto, Sì. giusto, giusto. Un'alchimia se non altro, Una per chimica così diversa, ma dire. chimica. Questa evoluzione poi vi porta nel 2008, nel suo caso, a entrare in azienda. Sì, io entro in azienda nel 2008, l'azienda nel mentre, diciamo, aveva attraversato momenti di acquisizioni, venne anche ceduta poi negli anni 80 a una grande corporation americana e da lì, dall'esclusione di una linea prodotto specifica, nacque la Duna Corradini che portò avanti questo discorso e ricominciò la corsa alla crescita. E io Questi entro. americani esistono ancora, ci sono ancora in azienda, Assolutamente sì, nell'asset? assolutamente sì. È interessante, credo sia dire che una corporation americana quotata si volle acquisire una tecnologia sviluppata nella provincia di Reggio Emilia a suo tempo, quindi Certo, credo che sia una bella anche una soddisfazione, bella si può soddisfazione, sì. dire. Si può dire anche, Brozzi, che è entrata in un periodo non facile. Sì, le donne pare vengano chiamate nei momenti di questo genere. Sì, effettivamente è il 2008 un po' per tutti, quindi non esclusa la società che rappresento. Il 2008 fu ancora per noi un anno molto buono, ma dal 2009 ci fu un crollo significativo del fatturato, un rallentamento in generale dei mercati europei, mondiali e anche ovviamente quello nazionale. L'azienda, il consiglio di amministrazione allora decise di intraprendere un cammino di ripensamento, un coraggioso cammino anche di ripensamento del proprio modello organizzativo, del proprio modello di business, avviando un progetto con l'ausilio di una società di consulenza specializzata in questo ambito e ingaggiò me. Che nel mentre ritornavo da un'esperienza all'estero di 10 anni, per seguire appunto questo progetto. Certo, e da lì poi è nato un percorso che vi ha portato oggi ad essere tra i più affermati in questo Sì, settore. lo eravamo anche prima, Chiaro. chiaramente, ma il mondo è cambiato e Eh già. quindi sta a noi mettere in discussione il modo in cui l'affrontiamo. L'internazionalizzazione per voi è molto importante? Sì, mi piace dire che credo che faccia parte del nostro DNA, pur essendo una cosiddetta multinazionale tascabile, e fin dagli anni 70, fino dai tempi di Gustavo Corradini, vennero aperte delle filiali all'estero, una filiale in Spagna, un'azienda votata all'export da sempre, quindi non fu una conseguenza della crisi, diciamo, chiamiamola crisi comunque del punto di discontinuità del 2008-2009, ma noi eravamo già proiettati verso l'estero, tanto più che dal 2001, quindi ormai sono 18 anni, abbiamo la sede negli Stati Uniti, una società negli Stati Uniti che produce, quindi è il design in Modena Made in USA, con due sedi produttive per tutto il mercato americano e una sede negli Emirati Arabi, fondata nel 2011, che produce per i mercati del Middle East. Quindi è un po' dal sito di Modena esportiamo più del 50% del nostro fatturato. Questo prodotto, che è poi poliuretano, ma poliuretano di una tipologia ben particolare, Sì. Sì, rigido, giusto, solido, come si definisce? il mondo dei poliuretani è vastissimo. Sì.
andiamo dai flessibili che si trovano in tutti i nostri materassi, divani, poltrone in cui siamo anche seduti probabilmente, e poi ci sono i poliuretani rigidi, le schiume poliuretaniche rigide, che sono quello che negli anni in cui ci siamo specializzati sempre di più. Noi abbiamo tre grandi famiglie di prodotti: le schiume, i sistemi chimici liquidi e un dipartimento di macchine e attrezzature per l'applicazione e anche la produzione delle nostre schiume poliuretaniche. Siamo negli anni il core business rappresentato da tutte quelle gamme di prodotti per l'isolamento termico, soprattutto. Quindi questa è l'applicazione tipica per voi? È un po' il leitmotiv, sì, di gran parte dei nostri prodotti, ma nei decenni si sono aggiunte tantissime altre applicazioni e sì, prodotti, ad esempio nella modelleria, nello styling, tavole poliuretaniche con proprietà meccaniche importanti, questo è un altro dei segmenti per noi importanti, adesivi, poliuretanici e possidici. Forse anche nelle stampe 3D, sbaglio, si usa anche il poliuretano, possibile? Nelle stampe 3D, questa è una interessante domanda, no, non si usano attualmente dei filamenti, sì, perché di filamenti si tratta in poliuretano, si usano altri materiali, e anche, dipende anche dalla tecnologia della stampa 3D, ci sono diverse tecnologie per, certo, per fusione, per la, noi ancora non abbiamo potrebbe sistemi di questo tipo. Potrebbe essere una frontiera? Non credo, non con i nostri prodotti, perché non si prestano a essere fusi, per così dire, certo, ma i nostri prodotti sono due componenti che interagendo creano un solido. Ecco, il servizio, si può dire, Brozzi, che sia un po' ciò che vi distingue, oltre al prodotto ovviamente, dal competitor. Sì, la nostra vocazione è sempre stata quella di risolvere problemi al cliente e di studiare con lui anche soluzioni tailor-made, seguendolo quindi con un'assistenza tecnica puntuale. Quindi abbiamo i product manager, che sono figure a cavallo tra il commerciale e il tecnico, e abbiamo una squadra all'interno del nostro R&D di tecnici che va a assistere il cliente nei collaudi e anche nel post vendita a seconda delle esigenze. Quindi investite molto in ricerca e sviluppo? Sì, per noi questo è fondamentale, è il nostro cuore, diciamo così, ed è assolutamente un qualcosa che ci contraddistingue e che ci ha portato negli anni a essere conosciuti. I nostri brand sono conosciuti assolutamente per la qualità e anche un grado di innovazione che ci in qualche modo identifica. Mi raccontava il nostro Luca Ciampa, precedentemente fuori onda, che lei ha coniato uno slogan, diciamo una definizione, sognatori pragmatici, cioè vi definite, sì, sognatori pragmatici. Sì, mi capitò nell'ambito di un'intervista di coniare questo slogan, chiamiamolo così, anche un po', diciamo, autironico, certo, nel senso, credo che racchiuda un po' l'essenza emiliana, dell'industria emiliana, che è un'industria manifatturiera, ma che è anche un'industria all'avanguardia spesso per quel che riguarda anche le automazioni, sì, e la meccanica, sì, e la robotica. Perché voi siete di Soliera? Noi siamo di Soliera, Modena, sì, che è una piccola cittadina in provincia di Modena. Sognatori pragmatici, quindi noi per fare innovazione dobbiamo immaginare cose che non ci sono o sfidarci, sì, nel farle meglio, sicuramente poi bisogna realizzarle. E quindi, a proposito di orizzonti, per il futuro che cosa c'è? Per il futuro abbiamo più progetti che mani per implementarli. Senz'altro il consolidamento delle nostre posizioni sia sul mercato nordamericano che Middle East, infatti l'espansione dei due siti produttivi è un progetto che negli ultimi anni abbiamo portato avanti, e stessa cosa vale per il nostro sito italiano, che rimane comunque il cuore e l'headquarter del gruppo, e quindi con l'apertura di nuovi reparti, lo sviluppo di nuove gamme prodotti, e abbiamo anche in animo e stiamo lavorando su un progetto per l'apertura di una nuova filiale per il mercato europeo, quindi consolidamento nei mercati in cui già siamo presenti, e stiamo guardando al Far East con molto interesse. Io ringrazio allora l'ingegner Marta Brozzi per essere stata con noi. Grazie a lei. Presidente e amministratore
delegato appunto proprio della Duna Corradini S.P.A. Che si è imposta in tutti questi anni con la sua forte leadership sul scacchiere nazionale e internazionale. Ed è qualcosa che ha saputo fare davvero molto bene anche l'amico, gli amici, per così dire, che stanno arrivando qui al nostro Caffè Novecento.